Vi ringrazio per il tempo che mi dedicate. E il titolo, come ha introdotto il moderatore, intenzionalmente pone un confronto, una dicotomia che in realtà non esiste. La dicotomia tra la ricerca di base e la ricerca applicata, quella tra la ricerca pubblica e quella privata, sembra anche quasi un gioco di parole. E in questa tavola rotonda siamo tre ricercatori applicati, il precedente, il dottor Guglielmino, un astrofisico, la dottoressa Teresio, una fisica della materia, ed io un bioingegnere. Quindi forse ci vorrebbe un ricercatore anche delle scienze umanistiche o delle scienze sociali per approfondire l'aspetto della ricerca di base. E come preambolo poi all'introduzione, quelli che vedete nella slide principale sono i loghi di cui faccio parte come afferenza, ed è singolare perché inizialmente ho afferito ad una università pubblica che riceve, per le cui attività di ricerca ho ricevuto dei finanziamenti pubblici. Quindi la domanda è: ricerca applicata, ricerca pubblica, se sei in un'istituzione pubblica con dei finanziamenti pubblici? Ni. E poi parallelamente sono giunto invece all'università privata con dei finanziamenti privati. Quindi questo vuol dire ricerca applicata con ricerca finanziata dai privati? Ni. Questo perché? Perché poi all'interno della ricerca dell'università pubblica con finanziamenti pubblici ci sono state anche ulteriori applicazioni tramite delle consulenze dai privati che hanno supportato il progetto principale, e parallelamente nella ricerca applicata ho avuto differenti collaborazioni con ricercatori di base. Vi porto un semplice esempio. Esistono delle malattie mediche, in particolare nella cardiologia, alcune congenite, una si chiama proprio malattia di Fabry, un'alterazione proprio tecnicamente di alcuni glicosfingolipidi. E quindi lì, nella dicotomia tra ricerca di base ed applicata, ridotta brutalmente alla domanda perché, cioè capirne le cause rispetto al come, quindi a una descrizione, mi sono inserito in questo lavoro, che era una ricerca di base, però fornendo degli strumenti della ricerca applicata, cioè degli strumenti quantitativi che contribuissero alla domanda iniziale perché avvengono questi tipi di meccanismi. Quindi la distinzione forte, la dicotomia tra ricerca di base ed applicata, pubblico-privata, poi in realtà è un tipo di classificazione che noi poniamo perché poi dobbiamo anche definire quali sono gli obiettivi della ricerca, le collaborazioni, i sorgenti di finanziamento. Andiamo oltre. Primo riferimento, ovviamente come ricercatori o come figure professionali siamo all'interno di un tessuto sociale e istituzionale, esistono delle regole che ci siamo dati. In questo caso io ho preso molto semplicemente, anche raccontandovi qual è stata la mia strategia di indagine, ma se io volessi comprendere qual è il rapporto della ricerca tra le scienze o comunque con l'arte, no? Dove vado? Vado alle prime sorgenti, i riferimenti, ciò che mi definisce. E così ho cercato all'interno della Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare ci sono due articoli che citano proprio testualmente il valore della ricerca scientifica. Uno è l'articolo 9, che recita così: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Cioè viene posto tramite un legame quello che è l'aspetto della cultura, cultura che potrebbe includere aspetti artistici o anche aspetti insiti nel nostro modo di percepire il mondo, il reale. E poi dopo aggiunge anche altri aspetti sulla tutela del paesaggio, del patrimonio, come se in una stessa voce ci fosse già un piccolo indizio di responsabilità della ricerca scientifica, sia da chi la conduce, sia anche da chi poi dopo ha sotto di sé altre persone, per quello che riguarda l'ambiente circostante, cioè il paesaggio, il patrimonio storico, artistico. È ovvio che sono poi anche dei fatti, quando sono stati scritti gli articoli, di sintesi, però c'è un motivo perché sono stati messi insieme. E poi c'è anche un richiamo a quelle che sono le forme animali, cioè altre forme di creature. Quindi c'è un legame tra la responsabilità scientifica e il patrimonio e il paesaggio e altre creature animali. Altro esempio è quello invece dell'articolo 33, dove invece si parla proprio della libertà della ricerca e della scienza, che dice:
L'arte e la scienza sono libere e il libero è nell'insegnamento. E torniamo ancora ad un esempio, forse già precedentemente ci siamo passati nella relazione del professor Oliva sul rapporto tra arte e scienza, e qui viene proprio rimarcato, cioè viene definita qual è la forma con cui debbano essere espresse, liberamente. Ed anche poi viene normato come possono essere espresse, tramite delle forme pubbliche, quali per esempio gli enti, e altre invece strutture di impresa, quelle appunto dei privati. Ora, nel nostro sistema giuridico, in particolare quello italiano, abbiamo una distinzione tra università, enti di ricerca ed istituti. E nei lavori successivi, perché io qui ho citato testualmente i lavori, viene fatto un riferimento, ad esempio, nella distinzione tra diritto europeo, comunque come è stata normata la ricerca nel continente europeo, rispetto a quella statunitense oppure rispetto a quella asiatica. In particolare viene preso a riferimento il contesto cinese fino agli anni Ottanta, dove veniva definito il ruolo delle università prettamente dedicato all'insegnamento, cioè nell'università si faceva docenza, si insegnavano dei metodi, si trasmettevano delle conoscenze e questo era il loro ruolo. Nell'Accademia delle Scienze cinese si faceva ricerca di base e negli istituti o negli enti con i rapporti dell'industria ricerca applicata. Quindi ogni ente, ogni istituto aveva ben definito un proprio ruolo con delle sorgenti di finanziamento e quindi non c'era un problema di confusione tra chi dovesse fare cosa e in che modo. Ovviamente quella è stata una forzatura proprio anche perché come noi oggi andiamo poi a valutare i prodotti della ricerca, quanto siano di base o quanto siano applicati, come anche poi la dottoressa Teresio ci ha mostrato precedentemente, andiamo a prendere degli indici. Tra questi ci sono le pubblicazioni scientifiche, oppure i brevetti. Quando si parla di brevetto, nella ricerca tipicamente si ha un riferimento industriale. Andiamo a prendere alcuni esempi. Quello che io ho scelto è stato dal nostro sistema italiano, quindi è stato uno studio condotto all'interno del CNR all'inizio degli anni 2000. Poi nelle successive slide ho preso invece uno studio che affronta gli esempi in ambito europeo e poi quelli sovraeuropeo. Allora, l'articolo, che in realtà è un dossier, analizza come in una finestra triennale siano variate le sorgenti di finanziamento agli istituti dell'ente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il CNR ha due decadi fa era distinto in 5 macro aree e che comprendeva sia le scienze umanistiche e sociali che quelle matematiche e fisiche che quelle medico-biologiche che ingegneristiche e tecnologiche. E quindi diciamo, era possibile la distinzione e veniva fatta tipicamente con scienze sociali e umanistiche come scienze di base e le scienze biologiche quando avevano poi delle applicazioni clinico-mediche diventavano scienze applicate e il resto del mondo come scienze applicate. E anche poi riprendendo l'esempio che ha fatto prima il dottor Guglielmino quando ha parlato del dottorato di Science, Technology and Humanities, questo era qualche anno fa, ad oggi al 38° ciclo è Law, Science and Technology, cioè anche per dare una natura in cui c'è sempre una sorgente, in questo caso il Dipartimento di Giurisprudenza, alla quale poi cercano di inserirsi altre tematiche di insegnamento. E cosa è stato notato? È stato notato, e vi mostro direttamente i trend, cioè gli andamenti, quindi scorrendo, questo qui è tutto testo che io lascio poi come materiale PDF per chi lo volesse approfondire, quindi vado un po' più rapidamente. Questo qui è la metodologia di come è stato fatto lo studio, cioè hanno indagato da un lato il numero di istituti presenti, che erano 108 all'interno del Consiglio Nazionale di Ricerche. Poi hanno considerato il numero di personale afferente a ciascun istituto, che tipicamente erano piccole unità, la più piccola intorno ai 15 ricercatori, la più grande intorno ai 40. E in ultimo hanno considerato i finanziamenti pubblici che hanno fornito a ciascun istituto. Però c'è stato questo andamento. In questa finestra triennale di studio sono aumentati il numero di personale, quindi i gruppi sono diventati più grandi. Però si sono ridotti anche gli istituti di ricerca, cioè sono stati accorpati.
e in aggiunta è stata ridotta la sorgente di finanziamento per la ricerca. Tradotto, gruppi più grandi, meno risorse economiche. Questo tipo di comportamento, quindi, è stato un comportamento di politica universitaria, quindi si tratta di strategie ministeriali che poi in questo caso hanno impattato sul CNR, però hanno poi avuto dei risvolti in tutti quanti gli altri enti di ricerca che ricevevano i finanziamenti. E cosa è stato osservato? Allora, quello che sono nella slide sono le metodologie con cui è stata fatta l'analisi di correlazione, sono stati considerati degli indici tenendo conto di queste tre variabili principali. E quello che è venuto fuori è questo grafico, è un andamento. E, allora, gli andamenti rappresentano di come la ricerca di base o la ricerca applicata siano aumentati o diminuiti rispetto alle sorgenti economiche che erano state fornite. Cosa è stato osservato? Che quando i gruppi di ricerca sono diventati più numerosi e sono stati accorpati, è aumentata la concorrenza, la rivalità tra i ricercatori. Questo qui principalmente nelle discipline di ricerca applicata. Nelle discipline invece di ricerca di base, partendo già da un numero di personale più ridotto, cioè 15 unità, 20 unità, anche aumentando di personale, è stato osservato che è stata raggiunta una soglia ottimale per cui c'era un comportamento solidale tra i ricercatori di base, cioè che non interferissero tra di loro, che non entrassero in rivalità. Quindi negli istituti con personale principalmente della ricerca di base, quindi parliamo di scienze sociali, scienze umanistiche, è aumentata l'attività della ricerca di base diminuendo quella della ricerca applicata. Questo è stato l'unico esempio, diciamo, in controtendenza rispetto a questa rivalità che di fatto è stata imposta verticalmente da un punto di vista ministeriale. E i tracciati fanno vedere questo tipo di comportamento. Da un lato c'è, diciamo, nella parte alta quello che è l'aumento o la diminuzione della ricerca applicata, e invece nella parte bassa l'aumento o la diminuzione della ricerca di base. Quindi è stato fatto un tentativo di una stima di questo tipo di influenza del governo. E quindi poi sono altri valori tabellari, che però il messaggio sintetico è questo: il rapporto tra ricerca di base e ricerca applicata, tra ricerca pubblica e ricerca privata, dipendono fortemente dalla politica universitaria che il ministero, o che il ministro, o comunque il governo, decide di attuare in quella fase storica. E quindi, sorvolando, passiamo al successivo lavoro. Il successivo lavoro è quello appunto che vi citavo precedentemente, che pone a confronto alcune differenze di come si è evoluta la ricerca di base rispetto a quella applicata in differenti continenti. Qui in particolare tiene conto del contesto europeo, dove principalmente sono le uniche isole in cui, diciamo, viene incoraggiata la ricerca di base, quindi non solamente scienze sociali ed umanistiche, ma anche quelle scienze biologiche o scienze anche fisiche quando sono teoriche, sono i paesi dell'Italia, della Norvegia e della Finlandia. Questo in controtendenza rispetto invece ad altre politiche nazionali che enfatizzano sorgenti private. Per monitorare la presenza tra ricerca di base ed applicata, sono stati osservati, come vi accennavo, o le pubblicazioni in ambito internazionale o i brevetti che sono stati registrati, perché i brevetti erano quelli che tipicamente riguardavano ricerca applicata e che ricevevano sorgenti di finanziamento private. E quindi in questo trend quello che è stato osservato è, mentre nel continente europeo permangono queste tre isole per la ricerca di base, al di fuori paesi come l'Australia hanno un rapporto di 2-1 tra ricerca applicata e ricerca di base, o altri paesi come quelli degli Stati Uniti hanno un rapporto di 2/3, cioè per un totale della ricerca su un campione di 100, il 66,6 viene dedicato e svolto per la ricerca applicata, mentre il restante per la ricerca di base.
E l'ultima poi arriviamo a quello che era l'esempio della politica universitaria cinese fino agli anni Ottanta, che poi ovviamente ha portato anche a delle limitazioni. E questo tipo di limitazioni poi sono state anche modellate e qui vi mostro quali erano poi, come è stata fatta l'indagine, la metodologia per tirare fuori queste informazioni. Sono stati intervistati, cioè sono stati mandati proprio delle review, quindi è una survey che è stata fatta, sono stati indagati diciamo, una ventina di paesi nel mondo, sono risposte comunque dell'ordine di migliaia di risposte per ciascun paese e quindi poi quello che viene mostrato è anche una graduazione tra quello che è la ricerca di base e ricerca applicata, cioè quello che è emerso è che la ricerca di base e ricerca applicata è condotta dalla stessa figura, che volta a volta si presta, cioè cambia il cappello, dipendentemente dal finanziamento che riceve, per condurre o la ricerca di base o la ricerca applicata, dipendentemente dal finanziamento che riceve. Infatti nella survey veniva chiesto, ma tu sei rivolto più alla ricerca di base, alla ricerca diciamo che sia di base ma che comprende anche ricerca applicata, a una ricerca puramente applicata, a una ricerca applicata ma che comprende anche ricerca di base, oppure a nessuna. Quindi hanno considerato delle graduazioni, delle sfumature. E quello che è emerso appunto è la dipendenza dal singolo ricercatore che ha ancora diciamo, ha un margine per poter definire come condurre la propria attività. Poi, questi qui comunque sono i grafici delle varie risposte che sono della survey nei singoli paesi, quindi c'è proprio una differenza tra la ricerca applicata di base, la ricerca applicata sulla destra in più chiaro, quella di base in scuro, e i paesi in cui viene condotta. Andiamo all'ultimo riferimento, che qui in realtà si pone più sulla domanda della figura del ricercatore e c'è un passaggio che è quello che cita il dialogo tra Socrate e Glaucone e dice, in inglese ve lo traduco direttamente: cosa ne pensi se parlassimo, se studiassimo l'astronomia nei nostri prossimi studi, nei prossimi discorsi, Socrate verso Glaucone? E Glaucone risponde: beh, sarebbe fantastico, Socrate. Pensa all'importanza nelle applicazioni per la guerra, per l'agricoltura e i viaggi via mare. E Socrate risponde: tu mi deludi, hai una visione così applicativa della conoscenza. Forse questo però è un po' come anche noi ci poniamo, no? Quando abbiamo una ricerca o ci avviciniamo a una ricerca o pensiamo ad un finanziamento, a tutto quel meccanismo della sottomissione dei progetti, no? Reclutare personale, reclutare risorse, trovare il gap, sostenerlo con la letteratura, c'è una parte poi alla fine di applicazione. Però questo per dire proprio che è insito anche nella nostra natura cercare un'applicazione, costruire un fine, un senso attraverso quell'applicazione. L'ultimo esempio che vi lascio, prima di concludere, riguarda invece l'esempio di Newton, che è questa qui, eccola. Viene citato come Newton, lui si fosse rivolto alla facoltà Dipartimento di Cambridge per ricevere dei finanziamenti per i suoi studi. Però è stata posta una condizione: in quella fase era diciamo, necessario per la produttività del paese rendere più efficiente la produzione delle mele. E Newton dice: ma questo non c'entra nulla con i miei studi. Però Newton, pur di ricevere una risorsa economica per diciamo, sostenere la sua attività di ricerca, la sua indagine, la sua speculazione o ricerca di base, ha accettato questo compromesso e ha incluso la mela nel suo studio. Ovviamente questo è un aneddoto che viene citato, quindi io ve lo riporto testualmente, però ecco, questo per mostrarvi anche quanto poi siano sfumati e sovrapposti i limiti tra la ricerca pubblica, la ricerca di base, la ricerca applicata, la ricerca privata. Io con questo, questo qui è il modello che era inizialmente posto, quello a catena, dalla ricerca di base alla ricerca applicata, poi solamente la ricerca applicata si può interfacciare con l'industria e il settore manifatturiero e poi solamente l'industria si può interfacciare con il settore del mercato e la vendita.
un modello che è stato testato e che ha fallito e che invece è stato sostituito da una intersettorialità dei settori, quindi sia la ricerca di base che si interfaccia direttamente con l'impresa per una ricerca applicata che può diventare applicata privata. E io con questo concludo, e qui questa slide non si muove, però vi ringrazio per l'attenzione.